Teatro Carignano, 13-18 dicembre 2022, repliche accessibili. Il Gabbiano. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Il Gabbiano, adattamento dell'opera del celebre scrittore Anton Chekhov, con la regia di Leonardo Lidi. Le repliche dal 13 al 18 dicembre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato su smart glasses, tablet e smartphone forniti dal teatro e tramite audio introduzione. Il tour tattile si terrà venerdì 16 dicembre alle ore 18. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari. Martedì giovedì e sabato ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica ore 15:30. La durata è di un'ora e 50 minuti. Trama e personaggi. Il Gabbiano è uno dei testi più celebri del drammaturgo russo Cekov messo in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1896. La storia si svolge nella tenuta di campagna, dove il vecchio Sorin si reca in vacanza accompagnato dalla sorella Arcadina, una famosa attrice non più nel fiore degli anni. Con lei c'è il suo amante Trigorin, un romanziere di successo, e il figlio di lei, Constantin aspirante scrittore e drammaturgo incompreso. Il giovane Konstantin corteggia Nina, una ragazza del villaggio che sogna di diventare una grande attrice. Nina però rivolge le sue attenzioni allo scrittore Trigorin. Masha, la figlia dell'amministratore della tenuta, ama Konstantin, ma non è ricambiata ed è corteggiata dal maestro di scuola Medvedenko. Nell'ultima parte dello spettacolo ritroviamo i personaggi due anni dopo, alle prese con le loro delusioni. Tra crisi di identità, rassegnazione e amori non corrisposti vengono rappresentate varie sfaccettature dell'animo umano. I personaggi sono eternamente indecisi, insoddisfatti e incapaci di agire. Vi è una forte contrapposizione fra le speranze dei giovani artisti e le amarezze degli adulti con le loro illusioni perdute. Nei dialoghi sono centrali le citazioni letterarie e le riflessioni sul teatro come arte che nutre le passioni e le speranze. Questo tema viene trattato anche attraverso la tecnica del teatro nel teatro. Nello spettacolo si assiste alla rappresentazione di una parte del dramma scritto da Constantin. Scene e costumi. La storia si svolge nella tenuta di campagna di Sorin, in riva a un lago. L'ambientazione è scarna, è un palcoscenico spoglio, senza quinte, e la struttura laterale e di fondo del teatro è a vista. Sulla sinistra della scena c'è una panca di legno e alcune sedute sono addossate al fondale. Nella seconda parte del dramma, i grossi tralicci che sorreggono le luci calano sul palcoscenico. Fin dall'inizio dello spettacolo, tutti gli attori sono sempre visibili in scena e, quando non partecipano all'azione, assistono in penombra seduti in fondo al palco. I costumi rimandano all'epoca di Chekhov, fine Ottocento. Le donne hanno vestiti lunghi e con maniche a sbuffo. Gli uomini indossano camicie chiare e pantaloni, gilet o giacche. Sono abiti sobri dai colori neutri, nei toni del marrone chiaro e del grigio, rosa o azzurro, tranne Mascia, che è sempre vestita di nero, come se fosse a lutto. Autore e regista Anton Chekhov è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo. Nella sua ricca produzione letteraria ha portato in scena le amarezze e le delusioni dell'umanità del suo tempo rivoluzionando la drammaturgia russa. Leonardo Lidi è regista e interprete di teatro e cinema. Ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Ha portato in scena versioni originali dei grandi classici del teatro internazionale. Per il triennio 2021-2023 è artista associato del Teatro Stabile di Torino e attualmente è vice direttore della Scuola per Attori del TST. Info, prenotazioni e biglietti. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi, modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tour tattili, contattaci all'indirizzo accessibilità, chiocciola, Teatro It, o al numero 011 51 69 460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti, contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria chiocciola teatrostabile torino.it o al numero 011 51 69 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.